America, Stati Uniti e Italia, dobbiamo considerare che ci sono molti medici italiani che lavorano in prima linea negli ospedali americani e il nostro corrispondente Stefano Salimbeni ne ha intervistati alcuni a Boston. Sentiamo. Questa è la tenda praticamente del Covid, dove noi possiamo effettuare dei test a dei pazienti che sono purtroppo sospetti di Covid. Se prima arrivavano 200 pazienti al giorno, adesso ne arrivano solo 100 perché la gente è al corrente di quello che sta succedendo, si sta cercando di tenersi molto allontanata dagli ospedali, chiaramente, giustamente. Però quei 100 pazienti che noi stiamo vedendo sono pazienti afflitti di Covid. Lei lo tsunami se l'aspetta? Decisamente sarà non una questione di se, sarà una domanda di quando avverrà, probabilmente da quello che dicono un paio di settimane. Per fare le stesse cose che facevamo prima ci mettiamo il doppio del tempo e anche di più. Il movimento dei pazienti tra una zona e un'altra, tra una stanza e un'altra per un esame è altamente regolamentato, l'ascensore viene bloccato, poi viene lavato, disinfettato. C'è un personale che sta davanti, dietro il paziente, in modo da evitare contatti. Che aria tira là dentro? C'è molta tensione, siamo tutti molto preoccupati. Abbiamo preso in considerazione molto seriamente quello che è successo in Italia. L'abbiamo utilizzato come un esempio per attivarci a tutti i livelli. Io lavoro in questo ospedale da 22 anni. Non ho mai visto. Non credo nessuno abbia mai visto qualcosa del genere. Noi avevamo fatto dei preparativi al tempo dell'infezione con l'Ebola, però non abbiamo mai visto un paziente con Ebola nell'ospedale. Noi non abbiamo mai immaginato che si potesse arrivare a questo punto. Questa patologia, fino a 3 mesi fa, non esisteva neanche sui giornali di medicina. Negli ultimi giorni è uscita una pubblicazione sul Lancet, dalla Cina naturalmente, che ci insegna come la carica infettante, cioè la quantità di virus, possa determinare la severità della malattia. Per questo che i medici si ammalano e muoiono. È per questo che i medici si ammalano e muoiono ed è anche e devo dire, questa è una cosa che assolutamente non abbiamo capito per molto tempo. Anche qui il livello di collaborazione con gli ospedali in Cina e in Italia non è a livello fenomenale. Un consiglio a chi ci guarda in Italia e nel mondo. Un grosso consiglio è quello di cercare di evitare la patologia in tutti i modi, intanto che noi qui negli Stati Uniti, per esempio, riusciamo ad avanzare nella nostra comprensione della patologia e di come la si tratti. Noi non conosciamo la malattia, non esisteva a Natale, quindi non si aspettino che il sistema sanitario possa diventare intelligente per grazia di Dio. Abbiamo bisogno di tempo per capire la malattia. Se in questo tempo che ci è dato arrivano pochi pazienti tramite isolamento fisico, tutti quanti staranno meglio. Quindi, bottom line, state a casa. Bottom line, state a casa. Mantenere la distanza, restare a casa, restare con la propria famiglia, essere sicuri che tutte le precauzioni siano prese per evitare i contatti, soprattutto i contatti che non sono necessari. Un messaggio agli italiani in Italia e agli italiani nel mondo che ci seguono. Per gli amici e tutti gli italiani che stanno in Italia, i nostri colleghi qui sono tutti con voi. Se stiamo tutti uniti, se seguiamo delle regole di base, riusciremo a passare questa infezione. Quando torno a casa, dal momento che arrivo nel mio garage, mi spoglio, entro direttamente in doccia e poi da lì fino in poi faccio finta che sono pure io un paziente, diciamo, che potrebbe essere Covid positivo, nel senso che cerco di allontanare i miei 4 figli. Come la sta vivendo da italiano all'estero? Mi dispiace, perché l'Italia è casa nostra, la sentiamo sempre vicina. Non sa sapendo che non possiamo viaggiare adesso in Italia, ci sta colpendo molto. E voglio augurare a tutti i medici, infermieri e alle persone afflitte che guarite presto. E saluto i miei familiari, gli voglio dire che andrà tutto bene.